L'ho scritto, però, che si dovrebbe vergognare dalle dimissioni. Io l'ho scritto. Ecco, e quello non è un dialogo, scusami. E beh, ma non mi immaginavo di certo di avere una risposta. Io leggo una notizia così, penso che questa è una persona strafottente che sputa nel piatto dove mangia. Perché leggendo la notizia così è il primo pensiero che ti viene, non è di certo, ah, questa è. Prima cosa che devi fare, devi dormirci su, devi cercare di capire, ma questa notizia è vera? Non è vera? Cioè, non lo so io. Sì, in effetti d'impulso io non ho proprio pensato che potesse non essere vera, perché c'era proprio la foto, no? E non è che sono andato a immaginarmi Ma a la questa foto foto. l'hai vista tu? L'hai vista? Sì, ma certo, la foto è proprio pubblicata sul. Una volta con i pornografici, una volta con... Cioè, a un certo punto dici, questo è un montaggio. Cioè, non lo so io. Comunque, ecco, allora io vorrei dire, questo è il mio, non oso dire consiglio perché non sono nessuno, però aprite un po' gli occhi cosa sta succedendo, appunto nei media in Ticino, e poi mettetevi in testa che dietro il vostro schermo di computer ci sono delle persone. Io non sono né troia, né puttana, né una merda, né niente. E Ma queste cose sicuramente. dico oggi delle scuole. E tu sai perché te le chiedo? Perché hai lasciato sulla tua bacheca. Mi dici che non l'hai visto? Ok, però era della tua responsabilità la tua bacheca. Non devono andare altre persone a scrivere delle cose così sulla tua bacheca. Non puoi farlo. È troppo importante. Siamo degli esseri umani. Siamo Sì. degli